Prefetto, con una lettera lei ha invitato i 104 sindaci della provincia di Chieti ad interrompere almeno sino al 22 agosto gli spettacoli pirotecnici. È chiaro che la ratio è quella di prevenire, no, il rischio incendi per salvaguardare l'incolumità della popolazione. Sì, è proprio così. Lei ha usato l'espressione più giusta, salvaguardare l'incolumità della popolazione. Vede, quando un'autorità, il prefetto in questo caso, è costretta a invitare altre autorità, quali sindaci, ad evitare di che vengano, diciamo, posti in essere alcune attività che sono a volte storiche, veda il caso dei fuochi di Vasto piuttosto che di altre città della provincia, non è una bella cosa, cioè non è che questi inviti a fare divieti o a emettere ordinanze di divieto siano cose che si fanno con piacere. Io vengo da una scuola di pensiero che è quella del prefetto Manganelli, mio capo della polizia, con la quale venivamo invitati sempre. Gli eventi si devono tenere, a condizione che, ecco, però si devono tenere, si devono svolgere con determinate condizioni, con determinati punti di salvaguardia, come ritornando all'espressione che lei giustamente ha sottolineato bisogna usare. Questo cosa significa? Che in questo momento è sotto gli occhi di tutti. Noi ieri abbiamo registrato in Italia temperature che andavano dai 45 gradi in su. Questo significa autocombustione, senza che l'uomo possa agire. Può prendere fuoco un qualsiasi posto dove c'è sterpaglia, dove ci sono ovviamente rovi o altre cose di questo genere, senza la mano umana. Immaginate soltanto una scintilla che possa partire e innescare un inevitabile incendio. Io penso che se per quest'anno si rinuncia ai fuochi di artificio, abbiamo fatto tante rinunce, credo che questa sia la meno dolorosa, consentitemi di dirlo. Ecco, perfetto, però il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, ha detto testualmente: l'invito del prefetto, ci mancherebbe, va nella direzione del buonsenso, però bisognerebbe fare un distinguo tra zone interne e zone costiere. Noi a Francavilla allestiamo i fuochi sulla spiaggia e finiscono in acqua, in mare, quindi il rischio incendi è di fatto nullo. Guardi, io non sono un esperto. Mi fa piacere che ci siano questi esperti che possono dare questi suggerimenti. Se il sindaco di Francavilla ha ritenuto di dire queste cose, avrà le sue buone ragioni, avrà la sua esperienza per poterlo dire. Io dico che però ci sono anche altri sindaci costieri della rete costiera che hanno fatto altre scelte. Tipo Vasto. Vasto in particolare, ma anche San Salvo, e potrei citarne ancora altri. Non voglio entrare in questo particolare caso. Io dico soltanto, ho invitato i sindaci a, qualora ritengono di dover comunque fare i fuochi d'artificio, a far pervenire alle autorità provinciali di pubblica sicurezza quelle che sono diciamo, le valutazioni che hanno consentito di farlo. Però una piccola osservazione da comune cittadino, no, non solo da prefetto, mi viene da dirlo. Quando accadono le cose, non accadono perché c'è una causa, spesso sono le concause le più pericolose. Mi pare di capire che forse qualche elemento è stato trascurato, tipo il vento. Poi ognuno faccia e tragga le sue conclusioni.